Buonasera a tutti, io sono Giacomo Andreoli e questo è Oggi in Borsa, il format di Money.it realizzato in collaborazione con Scalable Capital, piattaforma di investimento digitale leader in Europa. Giornata ancora negativa per le piazze internazionali, continua l'effetto delle decisioni della Banca Centrale Europea e della Fed americana. A Wall Street il Nasdaq perde l'1,25%, l'S&P 500 l'1,41%, il nostro Eurostoxx cede dello 0,81%. Per quanto riguarda gli indici europei, il nostro FTSE MIB è tra i migliori in una giornata in cui comunque vola lo spread tra BTP e Bund tedeschi, viaggiando sui 210 punti base. Infatti la Banca Centrale Europea non solo aumenterà i tassi di interesse di 50 punti base, come ha spiegato ieri la presidente Christine Lagarde, ma avvierà da marzo il quantitative tightening, cioè la riduzione degli acquisti di obbligazioni e la vendita delle attuali per 15 miliardi di euro al mese, quindi c'è tensione sui titoli di Stato di mezza Europa. Per quanto riguarda il FTSE MIB, i titoli migliori di oggi, vediamo Azimut guadagna il 6%, quindi assolutamente il risultato migliore, ha siglato con Unicredit che guadagna l'1,77%, una lettera di intenti che delinea i principi fondamentali per la distribuzione in Italia di nuovi prodotti di risparmio gestito. In particolare Azimut gestirà autonomamente in Irlanda una società di gestione che svilupperà prodotti di investimento per l'Italia. Bene anche Intesa San Paolo, guadagna oltre il 3%, Fineco poi il 2,47%. Tra le banche si distingue anche Banco BPM che avanza dell'1,75%. Per quanto riguarda i risultati peggiori del FTSE MIB, vediamo Diasorin che perde il 3,68%, Inwit il 2,55%. Vanno male poi anche le utilities, Hera perde il 2,34%, a 2A il 2,16%. Andando infine al completo, Eukidos SPA sull'all share guadagna il 10,87%, quindi un vero e proprio balzo per questo titolo. Invece il peggiore è Sabaf SPA che perde il 7,34%. E da Money.it è tutto, l'appuntamento è a lunedì. Buona serata.